Siamo con il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi. Presidente, possiamo dire che la sua azienda è un esempio dell'evoluzione della stalla da latte nel corso degli anni. Si è partiti con una piccola stalla e adesso si è arrivati all'ultima arrivata, che è all'insegna dell'automazione. Sì, questo è il segno dell'evoluzione dei tempi. In realtà dove mungeva mio nonno non era una piccola stalla, era una stalla media nel dopoguerra. Poi mio padre ha costruito negli anni 80 una stalla a stabulazione libera per 50 vacche e oggi siamo arrivati a circa 300 vacche con la nuova costruzione per 4 robot. Ecco, i vantaggi di una stalla robotizzata in termini di risparmio energetico e in termini di produttività quali possono essere? Non c'è dubbio che il sistema robotizzato è stato pensato e progettato per essere sostenibile anche da un punto di vista energetico e ambientale. Quindi il risparmio di energia elettrica e di acqua è significativo e poi c'è una qualità del lavoro completamente diversa. Ecco, è importante anche il punto di vista del benessere animale. L'animale in questo caso è, possiamo dire, meno stressato dalla mungitura. Non c'è dubbio, la filosofia di una stalla a robot è nel fatto che gli animali sono liberi di alimentarsi, di bere, di riposare e di farsi mungere. Questo significa il massimo della tranquillità per un animale ruminante che è veramente tranquillo di carattere di suo proprio.